Inizio settembre 1986. Siamo nei pressi del villaggio tibetano di Soma, in territorio nepalese. È questo l'ultimo insediamento lungo la nostra marcia di avvicinamento verso il Manaslu. Stiamo camminando già da 12 giorni, dimenticando man mano la civiltà e gli aspetti della vita di ogni giorno, con le sue abitudini e i suoi comfort. Per tutti noi è molto importante che il nostro capo spedizione, Jurek Kukuchka, conquisti, primo uomo al mondo, tutte le 14 cime sopra gli 8.000 metri. Il Manaslu sarebbe il suo 12° colosso himalayano. Il suo principale concorrente, Reinhold Messner, ha già conquistato la vetta del Makalu, il 13° 8.000 e il penultimo. Quale dei due alpinisti sarà il vincitore? Lo vedremo nei prossimi mesi. Finalmente il cielo si schiarisce e possiamo ammirare il panorama che ci circonda. Le cime in pieno sole appaiono affascinanti, ma ci fanno anche un po' paura. Ecco la nostra meta, il Manaslu, 8.156 metri, salito per la prima volta da un'equipe giapponese nel 1956. Jurek, come al solito, vuole tracciare una via nuova e la scelta cade sulla cresta est, fino ad oggi rimasta inviolata, malgrado numerosi tentativi. Ha inizio la scalata. Il vento ci rende più faticosa la scalata. Tutto procede lentamente, passo dopo passo, in una neve pesante, tra fugaci schiarite. Si avvertono le prime avvisaglie dell'inverno. Venti fortissimi e gelidi, giornate sempre più brevi. E noi siamo ormai in spedizione da ben 2 mesi. Più vicina è la vetta e più difficile rassegnarsi alla ritirata. Questa è l'arte della pazienza e della saggezza.